lacrima sul viso, tatuata. Vai Omar! Massi, Omar è pugile, potrebbe avere delle chance. Assolutamente sì. Vediamo come se la cava sul primo ostacolo. 5 steps, 5 passi apparentemente facili, ma vi assicuriamo molto difficili. I concorrenti non hanno mai avuto modo di provarli. Molto bene, molto meccanico. Omar Silvestri riesce ad arrivare al secondo ostacolo. Vi ricordiamo che anche in questo caso non può toccare con nessuna parte del corpo e del vestito l'acqua, e non lo fa. Supera brillantemente il secondo ostacolo, bravo Omar. E adesso uno degli ostacoli più temuti di questa fase di Ninja Warrior: i sassi mobili. Non si possono usare le mani, si possono calpestare i sassi soltanto con i piedi. Non si può tornare indietro. E soprattutto è vietato cadere. No, qualifica! Purtroppo Omar sul terzo sasso è stato costretto a usare le mani per mantenere l'equilibrio ed è squalificato. Vediamo subito il replay. Peccato, era partito molto bene, molto forte, concentrato, sì. Lento, leggero. Una grande motivazione. Sì. No, la figlia di Omar. Carolina, vai! Eccomi! Esatto! Vieni di qua, vieni su le braccia. Ah, tanto giustamente con un papà così ti prende anche al volo, ecco. Guarda che comunque è andato abbastanza lontano papà, eh? E poi comunque è sempre un po' il tuo campione, suppongo, vero? Sì. Non devo fare queste domande che poi mi commuovo da sola. Vabbè. Grazie, Omar. Grazie, buona serata. Siamo pronti adesso.